Renato Cioffi è un allenatore senza bisogno di presentazioni, il suo curriculum parla chiaro, lui che ha allenato in piazze importanti del calcio campano e nazionale, Sorrento, Casertana, poi ancora Mantova, Rimini e Faetano, squadra di Serie A del campionato della Repubblica di San Marino, è ripartito dalla sua Cervinara perché al cuor non si comanda. Queste le sensazioni del trainer caudino quando vive i 90 minuti sulla panchina dell'Audax con tanto di sciarpa al collo. Con la sciarpa addosso cosa provo? Il Cervinara ce l'ha nel sangue, oltre che essere il mio paese, sono nato, cresciuto, diciamo che il settore giovanile prima di andare a Firenze l'ho fatto con i colori della mia squadra, del mio paese, quindi è indescrivibile. Se dovesse battere il Santa Maria alla Carità, ci saranno una serie di risultati favorevoli dagli altri campi. Mister Cioffi ammette di aver compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. Raggiungiamo prima la salvezza matematica, che domenica se noi vinciamo, o dovessimo vincere e quelle che ci stanno dietro, almeno una, non riesce a fare il massimo del risultato, la matematica ci dice che siamo salvi, saremo salvi. E credo che sia veramente un miracolo calcistico perché i numeri sono impressionanti, ripeto, facendo un grosso risultato domenica grazie a una società seria, un presidente che non ci ha fatto mancare niente, che è il presidente Dragone, il sostegno dei tifosi sempre nonostante la classifica e l'abnegazione dei ragazzi, cioè la voglia di stupire, di fare sempre di più e di seguire lo staff tecnico. Obiettivo su un aspetto, Cervinara una grande piazza ma non paragonabile alle altre esperienze che ha vissuto in prima persona. Allenare il Cervinara è paragonabile alle grandi piazze, devo dire che diciamo che no, perché comunque sono state categorie diverse, perché parliamo di C, di B e quindi Serie D. Non è paragonabile per la categoria.